Ce l'abbiamo fatta, dopo molti, molti chilometri siamo a Pavia, abbiamo da poco passato il famoso cartello che ci indica il posto dove siamo arrivati, iper contenti tutti quanti noi del team a sostenere questo ragazzone che riesce ancora ad andare avanti, si fermerà, speriamo, per la notte, anche se dubitiamo di ciò, perché non cenna a fermarsi, lui pedala. Prosegue l'impresa su due ruote di Massimo Pascale, ossia raggiungere d'Arezzo la vetta del Monte Bianco in 72 ore. Ciclista per passione, 35enne di origine lucana ma aretino d'adozione dal 2003, Massimo è partito il 12 luglio da Piazza Grande assieme al suo massaggiatore e a un cameraman che documenterà l'intero viaggio. Sfidando i suoi stessi limiti, Massimo ha già raggiunto la prima tappa, Vercelli. Il ragazzo sta ancora pedalando, impressionante. No comment. Complimenti. Da qui il viaggio non proseguirà più su due ruote, bensì a piedi. Massimo salirà fino in vetta al Monte Bianco, partendo dal rifugio Gonnella, per raggiungere il quale servono circa 6 ore di cammino. Solo in cima potrà tirare fuori dallo zaino un regalo speciale, una lettera scritta dal figlio undicenne che porterà con sé fino a 4.810 metri di quota. Il ciclista, infatti, come ci aveva raccontato prima della partenza, con questa impresa vuol lanciare un importante messaggio. Apprezzare la natura e rispettarla soprattutto. E in più è un messaggio che lancio a mio figlio che se vuole raggiungere qualcosa con l'impegno e la voglia di fare, tutto è possibile.